Host 2019, ci troviamo allo stand di Caffè Carraro S.P.A. e siamo in compagnia dell'amministratore dell'azienda, Giuseppe Zanandrea. Giuseppe, bentornato. Grazie, siamo qui quest'anno ad Host per presentare anche delle novità abbastanza importanti per la nostra storia. Da dove cominciamo? Io ho visto intanto un logo aziendale nuovo, bellissimo. Sì, dopo 30 anni abbiamo sentito il bisogno di dare al mercato, dare a tutti i nostri follower un logo più semplice, più moderno, molto più trasparente rispetto al precedente. È un logo, secondo me, attraversabile, nel senso che tutti quanti, quando vedono questo logo, devono immaginare di entrare nella nostra azienda. Sono lettere staccate, a differenza di un logo unito come era fino ad oggi, e attraverso questo stacco di queste lettere devono entrare nel nostro ambiente Carraro, nella nostra azienda, nel nostro modo di fare il caffè e di proporlo ai mercati. Facciamo entrare tutti loro dalla porta principale nel mondo di Caffè Carraro. Iniziamo dai prodotti che sono alle nostre spalle. Ecco, qui abbiamo la seconda novità, che è una novità in itinere, che è una novità iniziata mesi e mesi fa e che continuerà per tutto l'anno prossimo, e che si chiama capsula compostabile. Fa parte di un circuito ecosostenibile nel mondo. Ci crediamo molto e stiamo trasformando tutta la nostra produzione capsule dal termoformato, dal termoplastico al materiale compostabile. Probabilmente arriveremo anche al biodegradabile puro e semplice. Ci vorrà ancora un po' di strada, ma il 2022 penso sarà l'anno d'arrivo per questa completa trasformazione. E quindi da un punto di vista ambientale penso che anche questo monoporzionato non sarà più visto dal consumatore o dai mercati con un senso di colpa per tutti questi imballaggi, tutti questi scarti che dopo devono essere trattati in qualche modo. Quindi sostenibilità al 100%. E Caffè Carraro sta facendo la sua parte. Giuseppe, invece, passiamo alla sezione Horeca. Quali le novità presentate qui alla 41esima edizione di Host? Allora, non abbiamo sentito il bisogno di modificare o di ampliare la nostra gamma di prodotti Horeca, perché vedo che nel mondo sono apprezzati e funzionano bene. Però abbiamo sentito la necessità anche qui di andare più e abbiamo creato appunto una nuova linea, che è questa, il caffè del villaggio, composta da tre miscele di tutte marcate con caffè, tutti facenti parte del circuito UTZ, e quindi abbiamo fatto una linea verso l'etico, verso l'eco solidale, verso una miglior vita dei coltivatori delle piantagioni. Ne abbiamo fatto oggetto di una linea nuova nella quale crediamo molto, l'abbiamo presentata qui ad Host e sarà, penso, il nostro cavallo di battaglia per i prossimi 2-3 anni. Fra l'altro è un modo nuovo di bere l'espresso che si avvicina un po' al filtro all'americana, ma resta comunque lavorabile e trattabile nella macchina espresso. Chi l'ha provato è rimasto stupito, pensiamo di stupire un altro bel po' di consumatori nel mondo nei prossimi mesi. Tutto questo vi fa davvero molto onore e ti chiedo, in quanti paesi del mondo è presente Caffè Carraro? Beh, abbiamo superato la cinquantina di paesi come presenza e adesso stiamo camminando anche su altri. Al di là dei numeri che sembrerebbero
a volte anche essere aridi e poi sono sempre o piccoli o grandi. Noi cerchiamo un po' la qualità dentro questi numeri e quindi cerchiamo di avere degli importatori partner. Vedo qui molti nostri clienti stranieri con i quali abbiamo costruito veramente un certo modo di bere l'espresso in quel paese o in quei paesi. Per noi è molto molto importante questo, poi che siano 50, 60 o 70 i paesi nei quali possiamo piantare una bandierina di presenza, la storia lo dirà. Vedremo. Bene, intanto io invito tutti voi a seguire prossimamente orecanews.it e la nuova rivista Il Fuoricasa, attraverso cui potrete sapere sempre di più le notizie provenienti da Caffè Carraro S.p.A. Giuseppe, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui chi è dall'altra parte può scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno e così entrare in contatto diretto con l'azienda? Sarà per noi un onore ricevere molte richieste di precisazioni, di informazioni e laddove serve anche di critiche. L'indirizzo è info@caffecarraro.it. Ma soprattutto richieste di collaborazione commerciale e di partenariato dei bar che magari vogliono diventare vostri clienti. Sarà un onore per noi. Grazie Giuseppe, grazie per la collaborazione. Ci vediamo prestissimo sugli schermi di orecatv.it. Grazie a voi e arrivederci alla prossima.